Però il miliardo che viene stanziato utilizzando i fondi, in parte anche i fondi europei, che sarà ripetuto per i prossimi anni, è un inizio di un atteggiamento diverso, è un inizio che noi riteniamo compatibile con le risorse attualmente disponibili, è un inizio che naturalmente deve valere per tutti, ecco, come impegno a produrre condizioni che consentono naturalmente per gli anni a venire di incrementare le risorse assegnate a questo provvedimento, ma si tratta comunque di un provvedimento che va nella direzione giusta e che Scelta Civica voterà con convinzione. La ringrazio. Onorevole Bini. Presidente, membro del Governo, colleghi, la cosa più difficile nel momento in cui si parla di povertà è poter disporre di dati certi. I dati che riguardano la povertà, nonostante le documentazioni che ci arrivano, sono dati difficili da quantificare fino in fondo, perché si tratta di un fenomeno in gran parte sommerso. Nel rapporto sulla povertà in Italia ci sono dati presentati dall'Istat nell'udizione alla Camera davanti alle commissioni lavoro e affari sociali. E in quel caso, per esempio, quando ci è stato detto come nel Mezzogiorno ci siano 2 milioni di persone povere, ma 2 milioni di persone povere di povertà assoluta, è stato nei dati di quella audizione che noi siamo venuti a mettere a fuoco come ci siano comunque 1.470.000 famiglie gravemente indigenti. Se pensiamo alla struttura della famiglia con un modello perlomeno a 3-4 persone, dobbiamo moltiplicare questo numero nucleo familiare per le persone che lo compongono. E questi sono soltanto alcuni dati, dati ufficiali, dati che abbiamo, come dire, appreso tutti, dati che non sono quelli, come dire, gridati da uno scoop giornalistico che voglia sottolineare, come abbiamo visto poi recentemente, come in Italia siano circa 11 milioni le persone che rinunciano a curarsi. Quindi davanti a questo numero è anche molto difficile fare delle previsioni economiche che siano concrete, che siano precise e che siano puntuali. E soprattutto ci dicono come ci si debba muovere davanti alla povertà secondo questa nuova forma di pendolarismo, no? Da una parte quante sono le persone nella loro singolarità, nella loro individualità, che sono veramente nella soglia della povertà assoluta, e dall'altra quali sono i nuclei familiari, quanti sono i nuclei familiari. Perché non c'è dubbio che nel nucleo familiare, anche se si annidasse una maggiore povertà, si annida anche una maggiore solidarietà, una maggiore possibilità di cura reciproca. Ed è proprio quando pensiamo alla povertà dei nuclei familiari, a questo implemento notevole di povertà, che dobbiamo pensare al ruolo che comunque hanno svolto in questi anni le famiglie. Sono stati davvero il più grosso fattore non solo di coesione sociale, ma anche il più grosso ammortizzatore. Sappiamo quanto le famiglie più giovani hanno potuto sopravvivere nelle difficoltà che abbiamo vissuto di questa stagnazione che si è prolungata per anni e che secondo molti di fatto non si è ancora del tutto conclusa. Sono potuti sopravvivere grazie al contributo della pensione dei nonni, grazie al contributo della casa, grazie al contributo di quelle risorse immediate che venivano messe a loro disposizione. L'impoverimento delle famiglie resta per noi un elemento drammatico, perché ci dice che se una persona nella sua individualità non solo resta sola, ma resta senza risorse, sarà molto più difficile per lei emergere. Ecco perché noi avremmo voluto che questo disegno di legge, questa delega al governo, avesse assunto un'ottica familiare in modo, come dire, più consapevole, più coerente, direi anche in un modo più grato rispetto a quello che è stata la mission che finora hanno svolto e che tuttora stanno svolgendo le famiglie. Altro punto interessante che ci sembra nel momento in cui ci fermiamo a parlare di povertà assoluta è quella che riguarda, in una città grande come Roma, ma in molte altre città, per esempio tutta la vita dei senza tetto, cosiddetti sans-papier, persone di cui è difficile ricostruire anche quantitativamente il numero, perché sono molto spesso persone che per definizione non hanno voglia di presentarsi, non hanno voglia in qualche modo di farsi schedare. Hanno storie difficili, hanno storie complesse, ma sono quelli che noi stessi, venendo qui alla Camera, facendo un percorso che parte dal Lungotevere, attraversa Fontanella Borghese per arrivare qua, ne trova diversi.
e li trova in qualche modo che hanno ricostruito con i cartoni le loro, come dire, le loro abitazioni, proprio nell'angolo di quel palazzo, nell'angolo di quella zona. Sono molti. Sappiamo anche che queste persone vengono assistite non probabilmente nemmeno grazie a questo disegno di legge delega, ma vengono assistite direttamente attraverso quella ricchezza straordinaria che è occasionata non soltanto dalla Caritas, ma anche da molte altre organizzazioni di ispirazione cattolica che muovono, che attraversano la notte e che si mettono in condizioni veramente di offrire a queste persone ciò di cui loro ritengono non solo di aver bisogno, ma ciò che loro desiderano accogliere e accettare da questo dono di sé. Sono persone che certamente fanno più notizia d'inverno, quando il freddo a volte è in grado di provocare la loro morte, ma che anche comunque in estate noi riusciamo a vedere e ai quali, e alle quali non riusciamo ad arrivare perché non c'è una struttura in grado di farsi carico di loro. Voglio riprendere ancora tra i nuclei di povertà che in qualche modo ci preoccupano, quello di cui prima in precedenza nell'intervento a proposito di un emendamento. Non c'è dubbio che disabilità e povertà sono due binari molto pesanti. Non tutti i disabili sono poveri, la disabilità non guarda le fasce sociali, ci sono persone con disabilità che nascono in famiglia che hanno perfettamente la possibilità di prendersi carico di loro. Ma la famiglia media, la famiglia che ha sofferto tanto in questi ultimi 10 anni, diciamo, una perdita secca del valore d'acquisto della moneta, famiglie che sono andate incontro anche alla perdita del posto di lavoro, famiglie che hanno dovuto intenzionalmente rinunziare al lavoro per farsi carico di queste persone. Noi avremmo voluto che in qualche modo queste misure avessero avuto una stratificazione più attenta alla concretezza delle situazioni sociali con cui si confronta. Viceversa, proprio il voler mantenere quella che si chiama una misura universalistica, l'aver voluto mantenere in qualche modo una attenzione che rispondesse più a criteri di carattere generale, anche se la legge fa riferimento in alcuni passaggi alla necessità di personalizzare gli interventi nei confronti di queste persone, non ha permesso di farsi carico fino in fondo dei bisogni delle persone nella loro singolarità e invece ci siamo attestati lungo, come dire, le diverse categorie sociali. Il ragionamento categoriale di per sé permette, perlomeno sotto un certo aspetto, di essere più giusti perché permette di identificare i parametri di inclusione e i parametri di esclusione. In questo momento i parametri di esclusione non si riferiscono all'esclusione sociale, ma si riferiscono all'esclusione rispetto alle misure che saranno messe in atto. Ed è anche vero ed è anche giusto che la legge, nella misura in cui fa dei passaggi molto concreti rispetto al momento di dover monitorare più attentamente, di poter, come dire, fare una valutazione concreta dei bisogni attraverso il riordino delle misure, lo ha fatto tenendo conto che c'è anche il rischio, anche tra, come dire, anche tra i poveri ci può essere il rischio, come dire, di quella mentalità che ti porta ad approfittare di tutte le situazioni possibili, ritenendo che la tua condizione è la più disgraziata di tutte le condizioni, e quindi anche giustifica il fatto che tu ti appropri di risorse a cui forse in quel momento non avresti diritto per il semplice ragione che sono risorse che devi condividere con altre persone. Dico tutto questo perché, secondo me, riflettere sulla complessità del fenomeno della povertà, tipizzare le diverse povertà, rendersi conto anche da questo punto di vista, per esempio, della povertà a volte di anziani che hanno una casa ma che non hanno contanti, che non hanno risorse necessarie per poter far fronte a quelli che sono i costi della quotidianità, a volte anche i costi della, chiamiamola così, dell'assistenza domiciliare, diventa molto problematico. Io mi auguro che questa riflessione che abbiamo fatto in aula e che in ogni caso, anche quando ha assunto i toni più accesi, i toni più caldi, sempre e comunque ha mostrato da parte di tutta l'aula una grande sensibilità a non voler girare le spalle davanti al fenomeno della povertà. Mi sembra che è emerso con grande chiarezza come per tutti noi davanti al tema della povertà quello che emerge fortemente è il tema dei diritti sociali. Abbiamo sentito in tanti momenti e con molta enfasi parlare di diritti individuali, parlare della logica del desiderio, parlare della logica, come dire, di una sorta di ecocentrismo spinto che porta a volere tutto e subito.
quando ci si riferma a ragionare sulla povertà ci si misura soltanto con quelle che sono le difficoltà condivise e quindi in qualche modo la necessità di attingere a risorse da condividere. Sappiamo tutti che nonostante i tentativi concreti che questa legge fa, nonostante quello che stabilisce, quello che mette a disposizione le risorse rispetto alla stabilità approvate per quest'anno e rispetto a quelle che saranno le risorse che saranno messe in gioco l'anno prossimo, c'è un incremento significativo. Sappiamo anche che ciò che lo dice la legge, che non sarà stato speso quest'anno, non andrà, come dire, in sacco vuoto, ma andrà a implementare le risorse che riusciremo a mettere in pista per l'anno prossimo. Però con tutto ciò l'Italia resta fanalino di coda negli investimenti. Gli investimenti che ci sono rispetto all'Europa, rispetto ai paesi vicini come sono la Francia e la Germania, sono circa di 10 punti inferiori. E questo la dice lunga su quanta strada, nonostante l'aspetto positivo di questa legge, quanta strada resta ancora davanti a tutti noi. Io concludo, anche perché il tempo è trascorso, e concludo augurandomi tre cose. Che il governo tenga conto davvero dei margini che questa delega gli propone. Sono margini molto ampi, per alcuni di noi sono margini troppo ampi, ma che il governo si mantenga nel solco identificato dalla norma e che vuol dire identificato dal Parlamento. Mi auguro anche e davvero che il tema della povertà non sia un tema che, affrontato una volta, resti concluso in quel che resta di questa legislatura. Molto ancora resta da fare, molto vogliamo fare attraverso le politiche anche sanitarie, attraverso Grazie. Anche l'organizzazione del lavoro. Grazie. Onorevole Placido. Grazie Presidente. Noi voteremo come gruppo di Sinistra Italiana convintamente contro questo provvedimento, perché lo consideriamo insufficiente, inefficace e persino iniquo. Insufficiente perché la dotazione di risorse è largamente al di sotto di quella che sarebbe minimamente raffrontabile ed necessaria per una misura che affronti almeno il problema della povertà assoluta nella sua dimensione d'ampiezza certificata oramai in questo Paese. Inefficace perché agisce su una platea di destinatari limitatissima e agisce su una platea di